Siamo con Filippo Ferretti, un professionista del giornalismo. Qui parliamo di un professionista. Siamo onorati di ospitarti per il nostro programma, ma soprattutto, Filippo, la domanda più semplice è: come hai iniziato a fare il giornalismo? Ma guarda, in realtà io il giornalismo lo faccio da meno tempo rispetto a quello che ho iniziato a fare tanto tempo fa in radio. Ho fatto il disc jockey, ho fatto lo speaker, ho fatto l'animatore turistico e poi questa voglia che ho di mettermi alla prova eccetera mi ha portato poi a diventare giornalista e a scrivere. In realtà poi ho fatto anche tante altre cose, come dirigere rassegne cinematografiche, come fare il mezzo busto televisivo nei telegiornali, però in assoluto la cosa più bella della mia vita rimane la radio. Spero di tornarci prima o poi, ma il giornalismo è evidentemente è nel mio DNA, perché da bambino a 3-4 anni mi ponevo davanti allo specchio con un microfono e facevo finta di fare il telegiornale, per cui è un sogno antico che poi si è realizzato a 25 anni grazie a TV a Telecentro. Ma tu parti con una base di psicologia, tu sei laureato in psicologia, allora. Passare dalla psicologia al giornalismo, cioè... Ma in realtà guarda, la psicologia è stata la base un po' di tutto quello che ho fatto. Io ho realizzato 6.000 interviste in TV grazie a Backstage, a Jet Set, che sono due rubriche televisive iniziate per conto di TVRS nel 2000 e poi proseguite fino ai giorni nostri, e la psicologia mi ha dato quella grande base per poter avvicinare gli ospiti. Io credo che le interviste siano vere, sincere, appassionate, anche un po' analitiche se vogliamo, grazie proprio alle nozioni di psicologia che la scuola mi ha passato con tutti i libri che ho divorato nel corso del tempo, per cui è stata determinante. Quali sono i progetti che ti sono rimasti nel cuore? Guarda, io ti dicevo, ho fatto radio, ho fatto TV, ho fatto 500 serate dal vivo, adesso un po' tempo a questa parte mi fanno presentare serate, presentazioni di libri, sfilate di moda, concerti, eccetera. Ho fatto 20 anni di radio, ho fatto dall'89 che lavoro in TV. Non saprei scegliere, diciamo che appunto Jet Set e Backstage sono state queste rubriche dedicate ai personaggi dello spettacolo su TVRS che mi hanno dato tante soddisfazioni e anche parecchi premi, devo dire, riconoscimenti che non mi aspettavo, però forse la cosa che più mi è nel cuore probabilmente, vabbè, lavoro al Corriere Adriatico ogni giorno per la pagina di Ascoli, però è stata una manifestazione che abbiamo creato io e Gian Domenico Lupi al Ventidio Basso di Ascoli, si chiamava Ascoli Produce Musica, con cui abbiamo evidenziato le capacità di tanti giovani, di tante giovani promesse del tempo. Pensa che grazie a noi, senza volerlo, un po' talent scout siamo stati, abbiamo lanciato da quel palcoscenico personaggi come appunto Dario Faini, come Linda e come Giovanni Allevi, quindi è stata una grande soddisfazione. Sì, Ascoli Produce Musica è nel mio cuore. Hai incontrato tantissimi personaggi, quale personaggio non forse migliore, ma noi ti diciamo due nomi perché questi personaggi sono un po' nella nostra storia: l'Albertone Sordi e Mina. Allora, Mina non l'ho conosciuta personalmente, sono entrato in contatto con lei attraverso uno scambio proprio, come dire, scritto, e poi la sua segretaria mi ha invitato a scrivere la mia storia, di mandarla a lei, lei poi l'ha voluta pubblicare su Vanity Fair. Io ricorderò per sempre l'emozione che ho provato nel mio contatto epistolare con lei e questo articolo che è uscito sul settimanale italiano, e con il quale lei si congedava a me dicendo: caro Filippo, sappi che ogni capitolo di vita dimostra a una persona di avercela fatta, ogni pagina superata ha un grande valore. Questo me lo porto nel cuore come auspicio di questo grandissimo personaggio della musica italiana e non solo. Albertone Nazionale è stato il mio primo personaggio, il primo personaggio che ho incontrato nella mia vita come giornalista. Ero a Macerata per conti TV a Telecentro, mia prima intervista, io ero talmente inebetito ed emozionato, incapacitato a parlare, che tutti facevano domande e io ero lì in prima fila ma non riuscivo, ero talmente marmorizzato dal timore e dalla emozione, non riuscivo a fargli la domanda che volevo. Lui stava andando via, si è fermato, mi ha guardato e ha detto: io non vado via finché quel ragazzo non mi chiede ciò che mi deve domandare.
Alberto Sordi era così, era straordinario. Io lo porto nel cuore un po' perché si è accorto di me tra tanti, era un perfettissimo nulla, era un bimbo, avevo 23 anni, e quindi la sua umanità, e poi perché l'allegria, la sincerità, insomma è stato il mio primo incontro giornalistico. Il Ferretti c'ha un sogno nel cassetto o gli hanno rubato la cassettiera? No, il mio cassetto scoppia di sogni, non faccio in tempo a... ogni volta non riesco a chiuderlo. Io dico sempre ai miei figli che chi non ha sogni non può vivere, non ha voglia di andare avanti. Io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, mezzo vuoto. Io vorrei scrivere quel famoso libro che non ho mai pubblicato, pensa che io ne avrò iniziati 20-25 di libri, di pubblicazioni. Poi però che succede? Che quando accade un qualcosa che ti porta lontano da una scrittura quotidiana, ci si ferma con il sisma, con un malato della famiglia che va in ospedale, devi fare le nottate, insomma, se arrivano dei periodi in cui tu lasci la scrittura, quando riprendi il libro non lo riconosci più. E quindi mi sono fermato ogni volta al quinto, al settimo, al ventesimo capitolo, ho iniziato 20 libri e non l'ho mai portati a termine. E quindi il sogno, veramente la necessità che vorrei, la voglia che ho, quello di iniziare un libro, di poterlo finire finalmente, sarebbe ora. E a questo punto, se dovessi dire grazie a qualcuno, a chi dici grazie? Ma guarda, io ho iniziato a 14 anni a fare radio, a 23 a fare TV a Telecentro, la televisione più importante del centro Italia a quel tempo, e ho fatto tutto da solo, cioè mi sembra, io mi rendo conto di sembrare molto... poco riconoscente nei confronti di qualcuno se dico che veramente non devo dire grazie a nessuno, forse a me stesso. Io non sono arrivato da nessuna parte, Pietro, io sono rimasto orgogliosamente e tenacemente nelle Marche e a casa nel lavorare, però ho fatto tutto da solo. Io devo dire grazie alle persone dello spettacolo che mi hanno sempre accolto a braccia aperte, mi hanno sempre accolto con una grandissima enfasi, dalla Vanoni a Gina Lollobrigida, dalla Cardinale a Pippo Baudo, a Vittorio Storaro, a Roberto Bolle, cioè tutti sono stati nei nostri confronti, parlo al plurale perché anche i miei cameraman, con un affetto, con una simpatia, con una gentilezza e con una voglia di stare insieme. Il mio grazie va a chi mi sopporta, il pubblico ovviamente, ogni volta mi vede ad una serata o mi legge, ma soprattutto al mondo dello spettacolo che è sempre stato estremamente gentile e disponibile con me. E passiamo un pochettino, premi ricevuti? Ma in realtà ti dicevo, Backstage, che è stato il format iniziato nel 2000, ha subito ricevuto un sacco di premi, l'Oscar marchigiano dell'anno, l'Oscar dell'amore, perché allora era, adesso c'è Teche Teche, no? Da qualche anno, e la formula 20 e passa anni fa era già quella da noi concepita, cioè mettere personaggi al centro e spezzoni di cose vecchie e nuove che caratterizzassero la sua carriera. E ha funzionato subito, quindi abbiamo avuto un sacco di riconoscimenti, però sai, i premi, il vero premio è quando torni a casa e ritieni di aver fatto una cosa bella, di aver svolto un ottimo lavoro. Io dico sempre, Pietro, che alla fine, quando torni a casa, il pubblico sparisce, hai te davanti allo specchio, e se non sei fiero di te, il resto non vale niente. Quindi dico sempre, appunto, mi riagganciavo ai grazie e a quello che dico ai miei figli: bisogna essere coerenti, bisogna non accettare compromessi, bisogna essere dignitosi, bisogna essere fieri di quello che si fa, e credo che nella vita sia la cosa più importante. In questo momento c'è un personaggio davanti a noi che è stato ed è un affezionatissimo nostro operatore, cameraman di quello di cui parlavo, cioè di Jet Set, cioè Alessandro Ercoli. E a lui, come a Gian Domenico Lupi, come Alessio Di Girolami, devo dire il mio grazie per tutti questi 20 anni fatti in televisione. Ciao Sandro, grazie. E quindi che cosa dicevamo? Non lo so, io credo che la cosa più importante sia appunto essere contenti di quello che si fa ogni giorno, di non aver... Sai, Dostoevskij diceva sempre che se tu
commetti qualcosa di negativo, estremamente negativo, è la coscienza a parlare per te. Ecco, allora la mia coscienza mi impone di lavorare per il pubblico, di farlo bene, con grande sincerità e con grande trasparenza. Se riesco a farlo fino alla fine dei miei giorni, avrò raggiunto il mio scopo. Grazie Pietro, grazie per questo incontro. La cosa più importante per Filippo, abbiamo capito che comunque la famiglia e tutto l'ambiente, tutti gli amici, perché in fondo tutto questo, però oltre a questo c'è qualcosa di importante per Filippo? Ma la cosa più importante per me è quello di avere la capacità sempre di far funzionare il cervello come mi sembra di saperlo ancora far funzionare adesso. Sai, la lucidità mentale, la creatività, semmai uno ne abbia qualcuna, è importante per andare avanti. Io vorrei morire con il cervello sano, ecco, vorrei essere fino all'ultimo capace di fare cose che mi appartengono, in cui credo. E chiudiamo facendoti la domanda fatidica: cosa augureresti a Filippo? Ecco, sì, questa è la domanda canonica che facevo sempre, faccio ogni tanto ancora adesso ad ogni personaggio dello spettacolo che incontro, cioè cosa vorresti che ti augurassimo? Vorrei che mi si augurasse, beh, innanzitutto in questo momento vorrei essere meno stanco, perché dopo il Covid, che è stato un momento molto importante, non per forza negativo, insomma mi si è un po' pesantita la situazione, che mia mamma non è stata bene, mia moglie non è stata bene, quindi vorrei a livello personale fermarmi un attimo e essere un po' più riposato. A livello professionale invece vorrei incontrare quelli che non sono mai, coloro che non sono mai riuscito ad incontrare, perché qualcuno mi è sfuggito fra questi 6.000-7.000 personaggi. Mi sembra una persona che rincorro tanto tempo e che vorrei, insomma, non sono un fan io, però Vasco Rossi mi ispira una grande simpatia e mi piacerebbe per esempio incontrarlo, così come mi piacerebbe incontrare Sofia Loren, no? Ho incontrato la Lollobrigida, ho incontrato la Cardinale, Sandra Milo, la Sandrelli, il cinema italiano mi piacerebbe, ecco, nel mio piccolo, questi piccoli desideri, cioè riuscire ad agguantare coloro che non mi sono mai capitati finora. Spero di farcela.